Ciao, ciao. Bene, riprendiamo la linea dallo studio e adesso è arrivato il momento della conversazione, così come su Radio Radicale va la conversazione Dai, Pannella non Bordin. Non sappi... continuiamo con questi, diciamo, Adesso c'è, no, paragoni. vabbè, però c'è la Libertaria, che è la conversazione di Salvatore Antonacci, che oggi è con Con Luigi Luigi Corvaglia, Corvaglia. teorico libertario, uno dei massimi in Italia e nel mondo, e saggista affermato. Perfetto, noi chiamiamo subito Luigi Corvaglia che già ci stava seguendo nella chat e in questo momento Luigi ci senti? Perfetto, Io sì, vi Pronto? sento. Salve. Voi mi allora ti sentite? sentiamo perfettamente, Forte e se ci chiaro. mandi anche il video così poi io vi lascio alla Ci provo. conversazione. Sì, io vi sento, provo adesso. Sì, no, dovresti togliere l'audio della web TV perché altrimenti c'è il ritorno. Ci siamo? Sì, hai tolto l'audio dalla web TV? Ok. Sì. Ok, adesso dovresti averlo tolto perché non sento più il ritorno. Perfetto, allora diamo subito anche in video. L'immagine? Com'è? Avete l'immagine? Sì, abbiamo Perfetto. l'immagine, perfetta. Adesso la inquadriamo ancora meglio, così siamo più contenti. Si è bloccato il monitor. Sì, no, è il monitor dell'altro computer che si è bloccato, ma adesso lo ripristiniamo. Perfetto, Luigi, io ti saluto e ti lascio nelle mani, nelle Nelle mani. grinfie, anzi, di Salvatore Vabbè, Antonacci, con il quale avrai la conversazione che io seguirò dall'altro monitor, prendendo anche dopo, diciamo, spunti dalla chat, dici. dopo la prima mezz'ora di conversazione, prenderò gli spunti dalla chat. A voi la linea. Perfetto, Ok, ciao. tempo materiale di spostarci sulla. Ecco qua. Sistemare un attimino. Ok, siamo pronti? Ah, perfetto. Allora, una breve presentazione del personaggio che andiamo a intervistare oggi. Luigi Corvaglia è uno dei massimi teorici italiani del libertarismo, saggista, autore di diverse opere, nato a Casarano nel 1965. Quindi, come dicevamo, appunto, tra le sue opere importanti ricordiamo Ripensare l'anarchia, che è la sua ultima fatica del 2007, e poi anche altre, se non mi sbaglio, c'è, aiutami Luigi, adesso non ricordo le altre. Psicopatologia della libertà Ecco, è il primo. Psicopatologia della libertà, ecco, che è una opera, diciamo, che risale a qualche tempo prima, diciamo del 2000, se non vado errato. Quindi, Esatto. niente, dopo questa breve presentazione io ti inviterei, diciamo, a declinare la tua personale visione del libertarismo, che differisce non poco da altre, perché ovviamente per gli ascoltatori anche la galassia libertaria ovviamente si compone di varie, no? Di varie declinazioni, di varie sfaccettature, diciamo. E la tendenza di cui Luigi Corvaglia, diciamo, è il fondatore, uno dei fondatori che porta avanti, assieme a Fabio Massimo Nicosia, è quella del cosiddetto anarchismo liberale. Io ti chiederei, in cosa questo particolare coté del libertarismo differisce dalla vulgata tradizionale del libertarismo, che è quella, no, del libertarismo proprietarista di matrice rothbardiana, giusnaturalista, diciamo. Cos'è che fa dell'anarchismo analitico una singolare, diciamo, eccezione nel panorama non solo del libertarismo, ma io direi, insomma, del quadro politico contemporaneo? Una breve definizione. Beh, una breve definizione di che cosa sia il cosiddetto anarchismo liberale, è un po' come dire brevi cenni sull'universo, Sì, insomma. Perché ovviamente mi rendo conto della. vedete, io sono stato oggetto di molti etichettamenti, spesso anche abbastanza curiosi. Perché tutte queste definizioni che mi sono state date, inclusa quella che tu hai utilizzato, cioè quella di anarchico-liberale o anarchico-analitico, eccetera,
sono tutte definizioni che non mi sono auto applicato, insomma, no? Vengono dai vari angoli della cosiddetta galassia libertaria e generalmente non sono state utilizzate in termini, come possiamo dire, di complimento. Infatti leggevo, scusami se interrompo, leggevo appunto la definizione su piccole ingiurie. Ad esempio, nell'ambito dell'anarchismo, quello tradizionale, quello socialista di matrice europea, bakuniniana, kropotkiniana, insomma, la definizione di liberale aveva un'accezione senz'altro spregiativa. Perché questo? Perché probabilmente gli anarchici non conoscono l'anarchismo. Tu mi parlavi di vulgata proprietaristica, quello è un secondo passo. La prima vulgata è sicuramente quella di cui sto parlando adesso, e per certi aspetti una delle più talebane. Perché questo? Nella storia del pensiero anarchico libertario ci sono state moltissime persone che hanno sottolineato come l'esperienza liberale originaria fosse uno dei fiumi principali del pensiero anarchico, incluso di quello che passa come socialista, per cui, che dire, lo stesso Chomsky, che è considerato fra quelli più a sinistra, penso a Rudolf Rocker, il quale disse chiaramente da anarchico che moltissime strade portano alla dittatura dalla democrazia, nessuna strada porta alla dittatura dal liberalismo. Paul Goodman, anarchico americano, lo dice chiaramente, dice: da un certo punto in poi alcuni di noi liberali si sono chiamati anarchici. Ma arrivo ancora più vicino ai personaggi amati dalla vulgata anarchica. Parlo di Colin Ward, che è appena deceduto e ha scritto come ultima fatica un libro, Anarchia, e lui inizia dicendo che l'anarchia ha due anime, quella socialista e quella liberale. È chiaro che poi ogni autore, ogni corrente ha in qualche modo enfatizzato una rispetto all'altra, ma esiste ormai, soprattutto nei paesi latini, una tendenza a considerare l'anarchismo esclusivamente in un'accezione romantica e bakuninista. D'altra parte c'è quella cosa, c'è questo ambito americano, che è quello del libertarismo lombardiano, proprietaristico, che dovrebbe portare avanti proprio l'anima cosiddetta liberale e liberista. Se non che, anche lì, le aporie, secondo me, sono moltissime. Quali? Innanzitutto, il libertarismo importato dagli Stati Uniti, soprattutto in Italia, ha assunto delle caratteristiche deteriori. Il cosiddetto paleo libertario. Nel senso che la salvaguardia della proprietà da parte di questi signori è avvenuta sulla scorta di una teorizzazione giusnaturalistica, cioè l'esistenza di un diritto naturale innato alla proprietà. Ora, se noi dividiamo, come faceva Weber, l'etica in etica del principio, cioè del sentimento, ed etica della responsabilità, cioè degli effetti, delle conseguenze, è facile vedere come un'etica basata su un principio assoluto, quale un principio, un diritto naturale, comporti tutta una serie di conseguenze che sono illiberali e illibertarie, ma che vengono comunque difese sulla scorta del sentimento e del principio, che è esattamente come dire che l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è deceduto. Vuole anche voi. Ah, okay.
Salvatore, continua. Ah, sì. Non sto sentendo la... Cosa? Sento... Ah, adesso sì. I peristi. Deriva proprio dal fatto che io ho notato a partire da quel libro del 2000 queste incongruenze e queste aporie. No, avevamo problemi, qualche problema di audio, penso che siano rientrati, quindi sì, parlare più vicino al microfono. Magari se puoi parlare un attimino più vicino al microfono potremmo sentir meglio, diciamo. Sì. Ah, perfetto. Cos'è che non si è sentito? No, l'ultimo, gli ultimi 30 secondi sulle aporie. Ci provo. Ma quindi dicevamo... Sentite? Sì, ora sì, perfetto. Quindi dicevamo, diciamo, la, tu ti poni quindi in contrasto, no, con... appunto con l'anarchismo classico europeo, che fa un po' una specie di feticcio della lotta al capitale invece di andare ad investire in quello che è il cuore della, della dottrina anarchica, che è la lotta essenzialmente all'autorità, no? Alla, perché diciamo in primo, no? In primo luogo è l'autorità che genera il, tutti quei cascami negativi che noi intravediamo. Quindi sì, la lotta al capitale, sì, è un falso problema. Sì, mi sentite falso, ora? Sì, è un falso obiettivo, diciamo. Sì, diciamo che è uno specchietto per le allodole. Cosa intendo dire? Che è un discorso di ordinamento lessicale. Io utilizzo la terminologia che è stata di Rawls, che parla di ordinamento lessicale, vale a dire di una sorta di graduatoria di importanza. Per cui l'anarchismo classico, romanticamente bakuniniano e palingenetico, così, pone l'anticapitalismo come fattore predominante e l'antiautoritarismo e quindi l'antistatalismo come fattore secondario. Questo comporta un completo stravolgimento, perché si immagina che la funzione dello Stato sia esclusivamente quella di baluardo della proprietà e pertanto che sia l'abolizione della proprietà a garantire una, diciamo così, l'estirpazione del potere e della dominazione. Io ritengo che l'anticapitalismo sia il fattore numero due nell'ordinamento lessicale e che quindi sia fondamentale la lotta al dominio, al potere, alla sopraffazione, di cui la cui ombra si può poi manifestare, si manifesta anche sul mercato capitalistico, con lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Senti, per quanto riguarda invece, poi c'è naturalmente l'altra chiarella aperta che riguarda la democrazia diretta, no? Cioè se molti anarchici, tra virgolette, classici sono favorevoli alla democrazia diretta, lo vedono come antidoto, quando in realtà anche questo è un miraggio, no? È uno specchietto per la lodola anch'esso, ovviamente, no? Sì, allora sì. Che, perché può ridursi, può ridursi. Libertario, no? Di Murray Bookchin, per, sì. Bookchin, per esempio, no? L'idea comunque che sia possibile una democrazia diretta di questo genere, al di là di piccole assemblee di condominio, anche lì con una notevole difficoltà, nasce da una visione naturalistica e buonista dell'essere umano, che mi sembra lungi dal poter essere condivisibile. Chiaramente la democrazia diretta non risolve il problema del rapporto fra maggioranze e minoranze, che è un problema molto serio, perché la maggioranza, a mio avviso e avviso degli anarchici in generale, non comporta assolutamente l'obbligo dell'adeguarsi da parte delle minoranze. Direi di più che i grossi problemi che io riscontro, sia semplificando nella cosiddetta ala sinistra, sia nell'ala destra, sono proprio filosofici di base. Partiamo con il problema della transizione, no? Cioè gli anarchici immaginano una situazione abbastanza angelicata, questo lo dice
benissimo Camillo Berneri, l'anarchico che scrisse il famoso Decretinismo anarchico, il quale dice: gli anarchici seguono questo sogno romantico bakuniniano per cui il popolo, la sua volontà sacra, si muove come un tutt'uno in direzione del bene. Ora, già questo comporta un organicismo di fondo che nell'epoca dell'individualismo metodologico mi sembra assolutamente fuori luogo. Errato. Ma soprattutto porta a immaginare che il dominio sia tutto in una struttura fisica, per cui abbattuta la struttura fisica si ha la libertà. Questo è errato per due motivi. Uno è quello che ci è stato indicato da Michel Foucault, il quale chiaramente diceva che il potere non è macrofisico, ma è microfisico, è interstiziale, si pone ovunque. Pertanto noi stessi nel corso della stessa giornata possiamo essere schiavi, ma anche possiamo essere in qualche modo i padroni e i dominatori. Ma anche perché il potere è soprattutto una struttura mentale. La gente è disposta ad obbedire, la gente è disposta a comandare, e questo tipo di situazione non si risolve con una rivoluzione, cioè con quella che si può definire una ipersoluzione. Certo. Io temo tutte le ipersoluzioni, termine dello psicologo Watzlawick, perché le ipersoluzioni partono da concetti molto schematici. Ad esempio che il contrario del male sia il bene, non è affatto vero, il contrario del male può essere il peggio. Questo è un fatto che i teorici liberali conoscono benissimo e si chiama eterogenesi dei fini. Peraltro vuol dire che le azioni umane, tutte le azioni umane hanno conseguenze non prevedibili, assolutamente non prevedibili. Per cui andare in giro per il mondo con in tasca una specie di libretto di istruzioni per il mondo nuovo è qualcosa che fa tenerezza. È l'idea costruttivistica, cioè l'idea che tutto ciò che esiste nel mondo sia frutto di un'organizzazione pensata a tavolino. Non è così. La lingua, gli usi e i costumi, il mercato sono frutto di un prodotto autopoietico, di un ordine spontaneo. Perfetto, senti, ti volevo dall'altra parte, diciamo dalla parte del libertarismo proprietarista a cui abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, sì. tu diciamo apponi i tuoi strali soprattutto contro il conservatorismo morale, mi riferisco a quell'area così interpretata diciamo dall'ultimo Rothbard, da Hans Hermann Hoppe e da altri pubblicisti, scrittori, che praticamente pone appunto l'accento sul recupero, no, dei valori morali da parte della società, una tendenza che viene definita paleolibertarianismo. Quindi tu pensi che questo sia una delle principali molle che infici il discorso portato avanti da questo tipo di libertarismo, oltre naturalmente al punto che tu hai già pregevolmente trattato, quello della, diciamo, del concetto sacrale di proprietà. Questo è un ulteriore, no? Un ulteriore vulnus. Sì. Sì, questo è un ulteriore vulnus, ma che riguarda questa particolare area, che però, bisogna dirlo, è stata fondata proprio da Rothbard, cioè proprio dal suo dal fondatore del libertarismo. Ma molto spesso io ho l'impressione che nell'ambito della corrente paleolibertaria si sparino alcune sentenze politicamente scorrette, quasi per, come dire, épater le bourgeois, no? Per una specie di, diciamo, di istinto, no? E i ben pensanti, cioè, mi piace pensarla in questi termini. Cioè vengono contrabbandate per cose di grande intelligenza e di grande potere dirompente alcune affermazioni che oserei dire papiste, ecco. Talvolta persino preconciliari in ambito religioso, in base a sentenze realmente discutibili
Io ricordo un articolo intitolato Gesù Cristo anarcocapitalista, qualcosa di simile, no? Sì, sì, sì. Francamente tutto ciò io lo vedo quanto più lontano da ogni idea di libertarismo lato senso, persino di quello piuttosto asfittico rappresentato dagli anarcocapitalisti, la cui lotta libertaria mi sembra poi limitarsi ad una lotta fiscale, vedi l'adesione al Tea Party, cose di questo genere. Per quanto riguarda il discorso del giusnaturalismo, ecco, non è che sia esattamente questo il problema, perché ad esempio Proudhon, per dire un faro del pensiero libertario e diciamo anche liberale, beh, lui era giusnaturalista, ma attenzione che è proprio in quanto giusnaturalista che Proudhon può affermare quella famosa frase che tutti conoscono, la proprietà è un fine, no? Perché Proudhon da giusnaturalista dice che la proprietà rispetto alla libertà e ad altri, ci siete? Sì, sì, ci siamo. Poi ti porrò qualche domanda dalla chat e incominciano ad arrivare, quindi. Mi è sparito il video, mi è sparito. Pronto? Io ti sento. Ci siete? Sì, ci siamo. Ti sentiamo. Pronto? Salvatore? Sì, ti sento. Un attimo. Salvatore? Sì, ci senti? Qualche problema tecnico. Francamente, vediamo un po' di risolvere. Che succede? Un piccolo blackout. Vediamo un attimo. Vediamo di risolvere un attimo la situazione. È possibile sentirsi? Mi sentite? Mi sentite? Ma chi è? Ma c'è non c'è la luce, ma c'è l'inquadratura. Pronto Luigi, mi senti? Sì, sì, sento. È un po' buia l'immagine. Ok, dai, possiamo continuare anche senza l'immagine? No, adesso c'è la luce, perfetto. Ok? Sì, è tutto regolare. Sì, perfetto. Prima non sentivo nulla. E no, purtroppo Carlo non ha una buona DSL, perciò l'audio va e viene. Non è perfetto l'audio, diciamo, però nella registrazione okay. Dovresti cercare di stare più vicino al microfono possibile, perché non è un buon microfono, evidentemente. Per il resto è tutto regolare. Perfetto. Allora, chiedo scusa della piccola defaillance, purtroppo a un momento di panico, non avendo particolari cognizioni tecniche, insomma, abbiamo provocato questo mezzo pasticcio, diciamo, interrompendo un po' il flusso della conversazione. Stavamo parlando quindi di Proudhon, vero Luigi? Stavi accennando... stavamo parlando di Proudhon,
è del fatto che proprio in quanto giusnaturalista lui riteneva che i diritti fondamentali, così come espressi dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, quelli alla libertà, alla felicità, eccetera, eccetera. La ricerca della felicità. La ricerca, sì, quelli che poi saranno espressi nella Dichiarazione di Indipendenza dagli Stati Uniti, a firma di Jefferson, eccetera. Beh, proprio quello alla proprietà non poteva rientrare nel novero dei fondamentali diritti. Perché? Intanto perché, diciamo che mentre gli altri diritti convivono armoniosamente, per cui l'eguaglianza non cozza con la libertà, eccetera, eccetera, la proprietà comporta invece un aspetto antisociale. Questo è uno degli elementi fondanti l'antinomia famosa di Proudhon, no? Il quale nel 1845 scrive che la proprietà è un furto, 25 anni dopo afferma che è fonte di libertà. Questo non lo dice perché dopo 25 anni ha cambiato idea, per cui è maturato e ha annullato quanto diceva 25 anni prima. Semplicemente 25 anni prima lui esamina la cosa nei termini del giusnaturalismo, cioè come diritto naturale non ha alcuna giustificazione, è un furto. Quando scrive invece Teoria della proprietà, beh, lì valuta la cosa dal punto di vista utilitaristico, valutando che l'abuso prodotto dalla proprietà è comunque una forma minima rispetto a quella prodotta dallo Stato. Dallo Stato, sì. Quindi non è vero che esistano due Proudhon, uno giovane e antiproprietaristico ed uno anziano anarcocapitalista, diciamo, che ormai no? Si è approdato, insomma, sugli liberisti. Si tratta della stessa persona che con enorme coerenza porta avanti un discorso sulla proprietà con una completezza con la quale forse non era mai stato trattato prima, e al di là di alcune ingenuità economiche, perché lui scrive in epoca pre-marginalista, probabilmente nemmeno dopo. Senti Luigi, ti sottopongo qualche sollecitazione dalla chat. Domenico Letizia mi fa due domande. In particolare mi chiede di parlare sulla panarchia, e la seconda, cosa ne pensi dell'ultima opera di Nico Berti, intervista agli anarchici. Mentre poi c'è Michele Gambella che dice che praticamente l'anarcocapitalismo non è una mera, diciamo, una mera rivolta fiscale, ma c'è dell'altro, insomma. Cosa rispondiamo a queste sollecitazioni? Allora, la prima domanda di Domenico Letizia sulla panarchia è molto appropriata, perché il discorso della democrazia diretta, per cui della logica maggioranza e minoranza che viene a crearsi, può essere superata soltanto da una pluralità di ordinamenti concorrenti vigenti sullo stesso territorio. È un concetto un po' complesso che probabilmente molto meglio di me potrebbe spiegarvi Fabio Nicosia, un grande amico, è stato anche il primo libertario italiano, tutti se lo sono dimenticato, e che è stato uno studioso di filosofia del diritto, è stato il primo, possiamo dire, allievo di Riccardo La Conca, che è l'uomo che ha portato il pensiero libertario in Italia. Con Claustrofobia, vero? La rivista. Vedete, tutto questo seminario in realtà ha a che fare con il concetto di pluralità e quindi di laicità. Perché laicità generalmente viene visto soltanto in un'ottica religiosa, parola abusata, spesso oggetto di insulti. Io volevo, proprio in questi giorni, sto mettendo mano ad un articolo
che intenderei intitolare Elogio di Ponzio Pilato o della nobile arte del lavarsi le mani. Perché questo? Perché Ponzio Pilato gode di pessima stampa, viene considerato un po' l'esempio di tutto ciò che l'uomo non deve essere, perché non prende una decisione e lascia condannare Gesù Cristo. Invece io credo che Ponzio Pilato, questo mi deriva da una recente rilettura di Kelsen, il filosofo del diritto, che proprio nominava Ponzio Pilato, è invece un chiarissimo esempio di come il politeismo, inteso in quel senso religioso, ma io posso intenderlo anche in senso di politeismo dei valori, che insistono su uno stesso territorio, in uno stesso ambito fisico e in un lasso di tempo, è una garanzia maggiore di rispetto dell'altro e di tolleranza di qualunque monoteismo, sia esso religioso, sia esso di valori. Perché, vedete, la descrizione che viene fatta del Vangelo è che Pilato, che certo non era un, come possiamo dire, un tollerante dal punto di vista politico, perché era un rappresentante dell'imperialismo romano, no? Lo era però sicuramente dal punto di vista religioso. E a un certo punto chiede a Cristo, cioè, sei tu il re dei giudei, con una certa ironia. Il Cristo risponde, sì, tu l'hai detto, io porto la verità, io porto la verità, con la V maiuscola. E lì Pilato ironizza ancora e dice, la verità, che cos'è la verità? Questa è una grande domanda, ed è una domanda relativista, proprio perché è lui che è politeista e quindi non crede all'esistenza di una verità con la maiuscola. A un certo punto lui espone il famoso Ecce Homo al popolo e dice, guardate, io non vedo colpe in quest'uomo. Non è vero che Pilato non prende parte. In più dice, non vedo colpe, e in più è tradizione che io a Pasqua vi rilasci un prigioniero. Volete che vi rilasci il Cristo? E lì la gente dice, no, non lui, Barabba. Barabba vogliamo. Barabba esce fuori a questo punto. Non c'è una scelta fra Cristo e Barabba. Non viene posta in questi termini. Ora, c'è una battuta un po' dissacratoria che dice, io ho votato per Barabba perché l'altro candidato era impresentabile. Ma guardatela in questi termini. Proprio perché Ponzio Pilato non crede all'esistenza di una verità sopra le altre, lui porta il giudizio al popolo. Ora, vedete, questa storiella, per chi crede che esista una verità assoluta e indiscutibile, beh, è una storiella che porta acqua al mulino di tutti quelli che ritengono che la democrazia sia qualcosa di negativo. Perché la somma dei voti del popolo ha portato alla crocifissione del Cristo e alla salvezza di Barabba. Ma ciò non toglie che è stato il relativismo di Ponzio Pilato a uscire fuori nella vicenda. Ovunque ci sia una concezione invece di verità assoluta che deve imporsi, e questo ce lo ricorda ancora Kelsen, è ovvio che ciò comporti la violenza su chi viene considerato ostile a quella verità. Questo è il vero motivo di ogni lotta di religione. Ecco perché le lotte di religioni poi si scatenano con le religioni monoteiste e con le cosiddette religioni del libro. Per cui l'idea di panarchia è semplicemente un'idea di società plurale. Perché, guardate, la società perfetta non esiste. Perché è perfetta per chi? È perfetta per me, ma per te sarà un inferno.
per un altro sarà la società perfetta completamente diversa dalla mia. Per cui la vera società perfetta è la società imperfetta, ma che preveda la convivenza, che è una società stridente, è una società rumorosa, ma bisogna rifuggire da ogni idea utopistica che poi comporta in pratica una distopia. Nozick chiamava questa l'impalcatura per utopie, questa è la società. Poi è chiaro che alcune idee appaiono molto più appetibili di altre, la famosa società socialista utopica, sì, perfetta, ma soltanto con persone perfette. E qui c'è Friedman. Quindi altre domande dalla chat? Dunque, Domenico, poi c'era qualcosa ancora di sì. Su Berti? Su Nico Berti, intervista agli anarchici. Cosa ne pensi dell'ultima opera di Nico Berti? Nico Berti è uno dei... Posso? Sì, sì. Ok. Allora, su Nico Berti è uno dei fondatori dell'Istituto del Centro di Studi Libertari di Milano, quindi è una specie di eminenza grigia dell'anarchismo italiano e in quanto tale poco discutibile, ecco, c'è una specie di diritto che gli viene riconosciuto. Se non che Nico Berti è quello che più di tutti è pian piano scivolato verso una concezione liberale, quando non liberista, dell'anarchismo. Questo però non l'ha fatto oggetto del lancio di strali con cui, insomma, altri, tra cui me medesimo, siamo finiti. Perché? Perché è un emerito studioso, uno storico valente. Il suo libro sul pensiero anarchico fra 700 e 900 è insuperabile. Su Malatesta il suo lavoro è, direi, unico al mondo, e quindi gli viene concesso di essere liberale senza passare attraverso la gogna generale. L'ultimo libro onestamente non l'ho ancora letto, per cui non posso esprimere giudizi esclusivamente, cioè, specificatamente su questo testo. Poi qualcuno diceva che l'anarcocapitalismo non è esclusivamente rivolta antifiscale, giusto? Sì, esattamente, sì. Michele Gambella mi sottoponeva questa sua osservazione. Diciamo. Se non che, diciamo che l'anarcocapitalismo potrebbe non essere esclusivamente rivolta fiscale. Tant'è che autori non spregevoli hanno prodotto tutta una serie di interessanti valutazioni e pensieri riguardo a ambiti molto più vasti ed elevati. Ciò che però non cambia è che nella pratica la cosa si sia ridotta fondamentalmente ad una salvaguardia di un'arma utile ma pericolosissima, che è la proprietà sacralizzata, per cui ogni conseguenza della proprietà è automaticamente legittima se la proprietà originaria era legittima, e alla rivolta fiscale, in quanto, essendo la proprietà teoricamente frutto del lavoro, ogni tassazione è arbitraria. Ancora Domenico, mi sollecita di parlare del manifesto per un nuovo libertarismo. Cosa pensa del dibattito tra anarchismo e postmodernismo? Queste sono le due ultime domande. Anche queste abbastanza, come dire, impegnative dal punto di vista della risposta. Beh. Al manifesto del nuovo libertarismo ho partecipato in prima persona, quindi non posso che pensarne bene. Riguardo al discorso sul postmodernismo,
Il rapporto tra Beh, io ho una certa diffidenza nei confronti un po' di tutti i post e di tutti i settori estranei al pensiero filosofico politico che entrano nel dibattito del pensiero politico. Ricordo il situazionismo tanti anni fa, per esempio, no? La Borde. Il postmodernismo in qualche modo tende a preoccuparmi, perché è collegato ad una visione strutturalista o post-strutturalista. Qui entriamo in un dibattito che sarebbe troppo pesante, ma che pian piano vede sfumare gli elementi di oggettività per accogliere, secondo me, pericolosissimi concetti di un relativismo mal digerito. Per esempio, c'è questa idea per cui tutto ciò che è occidentale, scientifico, oggettivabile, è automaticamente cattivo, e tutto ciò che invece ha un che di esotico, spontaneo, antioccidentale e antiscientifico sia automaticamente buono. Una specie di primitivismo, no? Come? Una specie di primitivismo, sì. No? In termine. Anche il primitivismo rientra nel gran calderone delle cose un po' discutibili. Ma vi faccio un esempio molto, molto classico. Alcuni concetti teoricamente positivi poi hanno conseguenze negative, l'abbiamo già detto. Questo comporta una grandissima confusione, per cui oggi noi vediamo accanto al radicalismo libertario, accanto agli anarchici, accanto a personaggi, diciamo così, ostili all'esistente, soprattutto alcune frange anti-globaliste e anti-occidentali, noi vediamo nella stessa trincea, nelle stesse manifestazioni, negli stessi siti, circolare personaggi con un retroterra d'estrema destra. Perché Movimento Zero, per dirne uno, che è un movimento fondato da Massimo Fini, dal giornalista Massimo Fini, per altri aspetti anche una persona estremamente interessante, intelligente, però portatrice di quelli che sono le battaglie e gli ideali della nuova destra francese. Per cui dietro il suo antiglobalismo, che lui chiama mondialismo alla fascista, in qualche modo c'è un'idea di identitarismo che purtroppo io poi ritrovo anche in parte dell'anarcocapitalismo italiano, che non dimentichiamocelo mai, vede come humus, come terra iniziale il padanesimo leghista. E quindi si rischiano di fare grandi confusioni, delle macedonie male assortite, e in base all'eterogenesi dei fini io non so veramente dove ci potrebbe portare tutto questo. Altre sollecitazioni dalla chat, sempre Domenico, che è immancabile, ci sottopone la questione del, diciamo, all'interno del dibattito libertario, la questione del reddito minimo. E poi, e poi ci chiede invece Michele Gambella cosa ne pensa dell'alienazione dell'uomo sul lavoro, altro tema, altro carico. Qui ci vorrebbe. Allora, reddito minimo, anche qui ci vorrebbe il buon Fabio, che invece adesso è oggetto di una colpevole congiura del silenzio da parte dei suoi compagni libertari a causa di una deviazione a sinistra, diciamo così. Lui ha studiato molto bene questa cosa, in particolar modo Van Paris, che è un autore belga, che ha scritto Perché dovremmo sovvenzionare i surfisti.
questa è la traduzione, sulla base del fatto che la Terra non sia di nessuno, ma che sia di tutti. Dato deriverebbe poi, tramite un discorso che adesso sarebbe troppo lungo da portare qui, una equa distribuzione dei titoli di proprietà di tutti gli abitanti del mondo, del pianeta Terra. È una cosa che detta così fa un po' impressione, ma ciò che ne consegue, per rispondere a Domenico, è che è immaginabile non solo l'idea del reddito minimo in quest'ambito, ma ciò disinnescherebbe il grosso problema dell'acquisto di servizi in un sistema di puro libero mercato, in assenza di uno Stato che produca il welfare. L'altra domanda invece era? L'altra domanda era sulla, dunque, cosa ne pensa dell'alienazione dell'uomo sul lavoro? Altro tema. Vabbè, ma questa è una domanda che prevederebbe un ciclo di seminari ad hoc, ciclo di incontri. L'alienazione sul lavoro esiste, questa è una di quelle cose che non è fra i tanti errori di Marx. In realtà l'idea non è nemmeno di Marx, come non è di Marx l'idea del plusvalore. Ancora una volta troviamo tutto ciò in Proudhon. Proudhon scrive in Che cos'è la proprietà che 200 granatieri in un'ora hanno alzato la stele di Luxor. Un solo granatiere in 200 ore riuscirebbe ad alzare la stele di Luxor? No. Eppure, dice Proudhon, il ragionamento del capitalista è esattamente lo stesso, cioè pagare i 200 granatieri come 200 persone che lavorano da sole, rubando il plusvalore. Il plusvalore non è quello che poi, stupidamente, scusatemi, dirà Marx, ma è la forza collettiva, dice Proudhon. E quindi lì c'è in nuce il plusvalore marxiano. Un altro concetto marxiano che viene presentato da Proudhon molto prima di Marx è proprio quello di alienazione. Nel senso che, quando dice che la proprietà non è un diritto naturale, dice che anche la giustificazione che viene generalmente data, quella per cui ognuno è proprietario di ciò che produce, è invalidata dal fatto che esiste un'alienazione del lavoratore da ciò che lui produce. E questo è il concetto che ritroviamo pari pari in Marx. Quindi sicuramente non è una favola l'alienazione sul lavoro. Ciò che però da questo facciamo conseguire in termini pratici, beh, quello è oggetto, sarebbe oggetto interessante di lunghissime discussioni, perché poi alla fine il discorso marxista è un discorso storicista ed è un discorso costruttivista, cioè è fra chi ritiene che le azioni hanno conseguenze controllabili e che se qualcosa non va bene nel mondo è perché qualcuno ha strutturato il mondo volontariamente perché sia strutturato in questo modo. Sì. Per cui basta fare un'azione uguale e contraria e avremo il regno della libertà, dell'uguaglianza, della felicità, ecco il famoso assalto al cielo. La classica, diciamo, dinamica utopica, no? Utopistica. La classica dinamica che ha portato le cataste di cadaveri. Esattamente. Quindi, senti, Luigi, per volare un attimino più basso, stai seguendo un po' le ultime vicende della politica italiana, la bassa cucina, diciamo, cosa ne vedi dal tuo punto di osservazione, insomma? Beh, il mio punto di osservazione è sono però in genere affascinato dalle capacità di dei professionisti della politica di fare i giochetti come quello delle tre carte che è facile trovare nelle sagre paesane, nonché degli imbonitori da strapazzo. Ciò che è estremamente interessante per chi si occupa di psicologia è notare come alcune vicende
se fossero avvenute 30, 40 anni fa, avrebbero comportato una reazione di popolo furente, non sto dicendo in bene o in male, dico che avrebbero scatenato comunque una forte reazione, mentre oggi, a seguito di un lungo periodo di addomesticamento, nel quale non vedo secondario l'intervento mass mediatico, si è realizzato il discorso della rana che viene cotta e bollita. Cioè, voi sapete che una rana buttata in un secchio d'acqua che bolle salta, schizza via perché si brucia. Se invece la rana la mettiamo nell'acqua fresca, accendiamo il fuoco, a fuoco lento, lentamente, la rana non scappa più fino a morire e a diventare una rana lessa. A me sembra che il popolo italiano in particolar modo, ma è una tendenza globale, lo presente, sia in questo momento quella rana. Quale sia l'acqua, è facile vederlo, è l'ambiente culturale. Chi sia ad accendere il fuoco lo lascio intuire, immaginare a voi altri. Quindi naturalmente tu hai sempre seguito con attenzione, come testimoniano diciamo, i tuoi interventi anche sul sito dei Radicali di Lecce, diciamo, la parabola, no, politica del movimento radicale. Tu sai che bene o male una delle ragioni sociali del radicalismo è stata sempre quella della difesa, no, a spada tratta della laicità e contro le ingerenze, interventi, diciamo, la cosiddetta autorità, tra virgolette, spirituale che è il Vaticano. Cosa ne pensi dello stato attuale della laicità, lo stato comatoso, diciamo, della laicità in Italia e non solo? Lo stato della laicità in Italia, non credo che si possa parlare di uno stato della... Cioè, in questo momento noi siamo in una situazione di regresso pre-breccia di Porta Pia, a me sembra. Cioè, c'è un signore che è a capo di uno Stato, di un governo straniero, il quale ritiene di essere anche il generale di una truppa che include il 90% dei cittadini dell'Italia, paese a lui straniero. Intanto è discutibile l'idea che la truppa sia sua, visto che generalmente siamo tutti quanti intruppati alla nascita, senza che nessuno ce lo chieda, con il battesimo. Ma questo non vuole affatto dire che una volta iscritti, ogni singolo cittadino non abbia poi il diritto di pensare con la sua testa, invece che aspettare le direttive dal famoso Stato estero. Ora, a me sembra che le battaglie di laicità in Italia siano molto arretrate rispetto a quelle di altri paesi, in cui il fatto stesso che si ponga l'idea che un dato argomento debba essere oggetto di battaglia non finisce di stupire molte persone straniere che io, con cui ogni tanto mi intrattengo. Io, questo è indipendente da quella che è poi la religione dominante in un dato paese. Io voglio sempre ricordare che l'Olanda è un paese puritano, cioè in Olanda la religione dominante è la religione protestante a carattere puritano. Ciò però non ha mai influito sulle scelte dei singoli cittadini e, bisogna riconoscerlo, nelle scelte dello Stato. Pertanto alcuni proclami di alcuni vescovi italiani che ritengono che ora è il momento di creare una nuova base di politici cattolici orientati alla difesa dei valori cristiani, mi fa insieme paura e anche ridere, perché a me sembra che
questa base politica sia già troppo presente e non soltanto nel centrodestra, come alcuni stranieri potrebbero immaginare. Infatti, per quanto riguarda, tu sai che bene o male una delle altre questioni sul tappeto, diciamo, nelle ultime settimane è il coinvolgimento, no, italiano nella missione di pace in Afghanistan e i lutti che continuano, diciamo, a verificarsi, perché notizia di qualche giorno fa la morte di due altri soldati in Afghanistan. Tu come la vedi questa crisi che è nata, no, come intervento umanitario sotto egida ONU, il posto 11 settembre, la necessità, no, di sconfiggere un santuario del terrorismo islamico, invece si sta trasformando in un vero e proprio, no, pantano stile Vietnam. Guardate, come vedi questa situazione? Sì. Magari mi sollecita Roberto di parlare un attimino più vicino al microfono, così si sente meglio. Sì. Mi senti? Sì, ok, perfetto, così. Ok, mi state utilizzando come opinionista a tutto campo, io non credo di essere all'altezza di questo, anche perché poi mi parlate di scelte di stati e voi sapete che io comunque, per quanto sappia fare una sorta di graduatoria, poi non è che sia particolarmente vicino ad alcuno. Io vedo molto male questa cosa e leggevo una notizia tragicomica che ancora una volta ha a che fare con l'eterogenesi dei fini. Leggevo su una rivista la settimana scorsa che in Afghanistan è stato distrutto il 70% delle piantagioni di oppio, in quanto si sa che l'oppio è il principale canale di finanziamento del terrorismo islamico dei talebani. E quindi si dovrebbe gioire per il fatto che ben il 70% delle piantagioni sia stato distrutto. Bene, leggevo su questo articolo che ciò ha portato un notevole incremento economico delle entrate dei talebani, perché per una cosa banalissima che si chiama legge della domanda e dell'offerta, essendo tra l'altro gli eroinomani, diciamo, clienti piuttosto affezionati, questo ha portato ad un aumento vertiginoso dei prezzi e quindi del guadagno dei talebani. Quindi, lasciando le mie considerazioni sicuramente negative su un qualunque intervento in questo ambito, vorrei far notare come spesso anche le migliori intenzioni, come abbiamo detto prima sul costruttivismo, comportano conseguenze dannose, che spesso il contrario del male è il peggio. E riguardo all'11 settembre, a me sembra che sia stata anche un'ottima occasione per George W. Bush di riportare indietro il livello di libertà posseduto dal cittadino americano con il Patriot Act, che praticamente ha disinnescato gran parte delle possibilità della libertà negativa cosiddetta del cittadino americano, e temo con conseguenze un po' planetarie. A tal riguardo vorrei ricordare che comunque fu eletto come guida del mondo libero, diciamo così, da una sparuta minoranza di cittadini americani, della già sparuta quantità di cittadini americani che votano, e questo è stato definito chiaramente dalla Corte Costituzionale americana. Per cui c'è un restringimento a imbuto che porta un individuo di questo genere ad avere in mano le sorti non solo del suo paese ma del mondo intero. Io credo che le conseguenze le stiamo vedendo ora della documentazione in possesso circa le armi nucleari di Saddam Hussein, tutti sappiamo. Vorrei ricordare che Saddam Hussein era fra gli amici dell'Occidente fino a pochi anni prima, esattamente come l'era stato Noriega
e diciamolo, come era stata anche tutta la famiglia Osama Bin Laden, no? Eh sì. Luigi, siamo arrivati alla fine della trasmissione, domande sarebbero ancora tante, ci sarebbe ancora molto di cui parlare, molto, molto su cui spaziare, insomma, con il taglio e con la profondità con cui tu sei riuscito a fare in quest'ora di trasmissione, in quest'ora scarsa di trasmissione. Quindi noi ovviamente ci riproporremo di tornare a disturbarti in una di queste domeniche estive. Sarà un piacere. Per poter, diciamo, riprendere il filo delle nostre discussioni, magari su altre tematiche altrettanto interessanti di quelle che abbiamo trattato oggi. Quindi io, diciamo, reiterando il ringraziamento per la pazienza con cui sei stato all'ascolto in quest'ora, ti rimando, diciamo, e rimando gli spettatori della Web TV a molto presto, diciamo. Un saluto a tutti voi. Grazie, grazie anche da parte di Roberto Mancuso. Ciao Luigi, grazie. Prego. Ecco, Salvatore, se ti sposti un po' più là, così vengo anch'io nell'inquadratura. Perfetto. Sembrata una trasmissione molto interessante. Abbiamo, avvicinati però, perché altrimenti esci. Diciamo, l'ospite ci ha fatto volare molto alto, abbiamo parlato di Proudhon, sì. Insomma. Molto, molto interessante. Ecco, io devo ricordare a chi ci segue che purtroppo non tutti hanno un buon collegamento ADSL. Quindi può succedere che i collegamenti non sempre siano all'altezza di quello che vedete quando normalmente trasmettiamo qui dal chiamiamolo studio di Lecce. Vabbè. Questa volta purtroppo Luigi non ha potuto fare il collegamento alla casa sua, aveva una pessima ADSL, quindi il collegamento Skype andava a scatti. In ogni caso, chi ha problemi nella visione posso assicurare che non dipende dal live stream, perché mentre noi trasmettiamo da questo computer, monitoriamo da un altro computer, che è questo. Adesso ve lo faccio anche vedere. Questo è l'altro computer da cui monitoriamo il tutto. E quindi noi sentiamo perfettamente e continuamente tutto. Quindi se qualcuno non riesce a sentire, perché ha dei problemi con la DSL, perché evidentemente non regge i 500 megabit al secondo.